A pochi giorni da Salernitana Provercelli non poteva mancare la visita a Don Antonio Guariglia. Che partita ci dobbiamo aspettare? Riusciamo a vincere dopo tanti pareggi? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Tenete presente che dopo questa partita col Vercelli abbiamo due trasferte terribili. Dobbiamo andare a Bari e dobbiamo giocare col Frosinone. Ciò lunedì sera, non dobbiamo proprio scherzare. Questo è un appello che faccio a Sannino. Assolutamente non mi deve muovere Donnarumma, perché Donnarumma, non dimentichiamo, l'anno scorso ha fatto 16 reti. Deve lasciare l'attacco Rosina, Gota e Donnarumma e sicuramente la Salernitana arriverà alla vittoria. Sannino è stato un po' contestato dai tifosi nelle ultime settimane. Voi siete d'accordo su chi chiede addirittura l'esonero dell'allenatore? Sì, onestamente Gaetano, siamo stanchi perché vedere la Senana sempre pareggiare, a parte la vittoria che abbiamo fatto con la Ternana, ma questi pareggi non ci servono più. I pareggi significa che la Senana va a finire in prima divisione. E allora io l'appello che voglio fare all'amico mio Sannino, perché io lo rispetto come allenatore, perché è un grande allenatore, si deve calmare un po', deve studiare bene. Se c'ha simpatia o non simpatia con qualche giocatore, deve cambiare idea, perché Salerno vuole la vittoria. Questi pareggi non ci servono a niente. Muove la classifica, per l'amor di Dio, perché se dovrebbe, non so come a Latina, doveva perdere, accontentiamoci del punto. Ma in casa, alla Rechi, non si scherza, bisogna incominciare a vincere, perché noi ci stiamo avvicinando sotto Natale. Mancano 6 partite alla fine del girone di andata, caro Maurizio Grillo. Dobbiamo dare una sterzata, non dimentichiamo. Caro Sannino, cerca l'idea fino a lunedì e non sbagliare ancora. Anche perché la società quest'anno i soldi li ha spesi, quindi è un peccato investire tanto e ritrovarsi in bassa classifica. Ma sentite, il signor Lotito e il dottore Mezzaruma, che io saluto, ha fatto uno squadrone, non ha fatto una squadretta, uno squadrone. E allora io penso che è la mano dell'allenatore. Ma con tutto questo siamo ancora a tempo, perché lunedì siamo alla 16ª giornata di andata. Mancano ancora 6 partite alla fine dell'anno, quando chiuderemo qua col Perugia il 30 dicembre. Perciò, una volta per sempre, cerca di non sbagliare ancora, se no, caro amico mio Sannino, il panettone non te lo mangi. Al momento venduti circa 2.000 biglietti, però la tifoseria che dovrebbe essere determinante in questo momento sembra si sia un po' distaccata. Ma pensi una cosa, lunedì sera mi fa molto piacere, già ho visto un po' il tempo su Sky, abbiamo una bella giornata di sole. Sicuramente la città e la provincia saremo minimo sui 10.000, ci toccheremo sicuro. Non pensiamo oggi che mi state intervistando e siamo a 2.000 taglianti, ma c'è tempo ancora sabato, domenica e lunedì. Mancano ancora 3 giorni a questa partita, ma sicuramente i salernitani saranno tutti presenti allo stadio Arechi. Ieri Mezzaruma ha detto che si sta parlando con Donnarumma per il rinnovo, ma c'è la possibilità che questo giocatore possa chiedere di andare via se continua ad essere impiegato così? No, ma l'impiegato così, caro Gaetano, chi lo impiega? L'allenatore, no? Ma guarda, a gennaio i giocatori della Serana sono richiesti. Non so se l'avete saputo, vedete che Gouda è stato richiesto dall'Empoli. Gouda non si muove da Salerno. Questo è l'appello che già faccio alla società, che già mi è arrivata all'orecchio. Gouda gli interessamenti dell'Empoli. Attenzione, io penso che la Salernitana forse qualche cosa a centrocampo, ma sia in difesa e se in attacco siamo forti. Ma non vendere questi pilastri, perché la Serie B è dura, è un campionato che non te lo manchi, pensi, devi giocare il martedì, il venerdì, il sabato. Gli uomini che ha comprato Lotito sono tutti uomini validi e assolutamente io penso da questa formazione qualcuno deve partire, ma non partire Gouda o Donnarumma, ti prego Rosina. Questi qua sono intoccabili. Che poi mi viene a cambiare un difensore per un altro difensore, un centrocampista per un altro centrocampista, sarei anche d'accordo. Ma l'attacco non lo devo toccare. Il portiere? Mai mai. Se deve arrivare uno migliore, devo dire la verità, Terracciano
nelle ultime settimane si è dimostrato all'altezza nei pali. Veramente dobbiamo dire grazie al suo allenatore, l'amico Genovese, che studia bene e li prepara bene. Diamo anche i complimenti a Genovese. Terracciano sta venendo fuori veramente alla grande. Che poi la società dal palazzo vedono o punteranno ai minimo ai playoff o la promozione diretta, perché anche questo Verona, non crederti che tutti sognavano che ormai era andata via. Il Verona ha perso due partite consecutive, ha preso 9 reti. Attenzione a questo Verona, perché quel boom, come l'ha avuto il Verona, sta calando. Il Cittadella mi aiuta a dire, io penso in questo campionato di Serie B, non fino adesso, in primo momento pensavamo solo in Verona, ma anche il Verona sta tremando. Poi figurati domenica alle 17.30 che il Verona deve incontrare il Bari. Dopo questa partita vedremo questo Verona quanto vale. Per chiudere, appello e pronostico. Allora, l'appello di Don Antonio lo faccio a tutte le televisioni di Salerno e lo faccio anche a voi. In questo momento la Salernitana ha bisogno del suo pubblico. L'appello lo voglio fare alla provincia, gentilmente. Ponte Cagnano, Pietro, Cesare, Battipaglia, Eboli. Siamo vicini a questa squadra e siete col nostro grido, con la nostra forza, porteremo la Salernitana a questa grande vittoria. Prima di chiudere la trasmissione vi dico anche come finisce il risultato. La Salernitana batterà questa squadra che poi quell'allenatore, parlato con l'altro allenatore dell'anno scorso, ha dichiarato che vuole vincere a Salerno. Solo che noi i punti, caro Gaetano, li diamo al San Leonardo, non li diamo alla Ricchi. L'unica scappatoia là da dire, che si spacca la testa e ci mandiamo i punti in testa. La Salernitana vincerà 2-0, gol di Goda e Donnarumma. Ringraziamo Don Antonio Guariglia e tutti allo stadio. Forza Salernitana, non mancate lunedì sera. Stacchiamo Sky e andiamo tutti allo stadio Arrigo per tifare una sola cosa, solo questa magnifica, bella Salernitana. Grazie. Grazie a voi.